La città di Napoli, che affonda le sue radici storiche nella Magna Grecia, si fa ancora una volta promotrice e custode della cultura ellenica. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino, gli studenti di 40 scuole italiane e greche si sfidano in una maratona di 2 giorni di spettacoli ed esibizioni in occasione della 4ª giornata mondiale della lingua e della cultura greca. Alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e di altre autorità greche e italiane, si celebra l'unione millenaria tra i due popoli, in un incontro che ha come tema di confronto il viaggio delle idee, organizzato dalla comunità ellenica di Napoli e Campania con la collaborazione del Comune di Napoli. Noi avvertiamo molto un senso di fratellanza e di vicinanza col popolo greco, non solo perché stiamo nel Mediterraneo insieme, siamo nazioni vicine, ma è la cultura e la storia che ci unisce. La Magna Grecia, la cultura greca, Napoli, città greca. Poi oggi ho voluto anche ricordare l'importanza dei licei classici, che qualche volta vengono messi in discussione in modo sbagliato, perché lì si studia la storia, le origini dell'umanità, il pensiero libero e il messaggio forte che oggi diamo all'Europa, che il popolo napoletano e il popolo greco non si piegano e non si piegheranno mai di fronte ai diktat finanziari, alle disuguaglianze e alle ingiustizie, perché abbiamo nel nostro DNA i valori di fratellanza, libertà, uguaglianza e giustizia sociale. Io sono convinto che il popolo greco avrà sempre il sostegno del popolo napoletano e qualora il popolo napoletano avesse bisogno del popolo greco, il popolo greco starà sempre al nostro fianco. Grazie e buona giornata a tutti. Il sindaco ha poi incontrato nel suo studio il viceministro greco della pubblica istruzione Meropi Zufi, il commissario cipriota per la diaspora Fotis Fotiu e altre autorità elleniche, in un dialogo che pone le basi per l'ampliamento della collaborazione tra Napoli e la Grecia su questioni come la formazione dei nostri ragazzi, la libertà, l'uguaglianza e il perseguimento della giustizia sociale tra i popoli del Mediterraneo.